In questo video propongo lo studio di una trave di sollevamento, comunemente chiamata bilancino, con il metodo di elementi finiti, per esporre alcune di quelle delle problematiche che si potrebbero incontrare in questa tipologia di verifica e problematiche relative soprattutto alla presenza di cordoni di saldatura e zone di forte concentrazione di sforzo. La trave in questione è costituita da un profilato commerciale IP300 al quale sono stati saldati all'estradosso e all'intradosso delle piaste sagomate e forate per la presa da parte degli apparecchi di sollevamento per la presa del carico, che potrebbe avvenire ad esempio con dei grilli. La trave è rappresentata qua solo la metà per ragioni di simmetria, quindi studieremo solo la metà, ed ha una portata di 50 kN, quindi verrà verificata per una portata di 50 kN. Secondo la normativa europea EN 13.155. Normativa armonizzata alla direttiva macchine. Allora, questa normativa per le travi di sollevamento prevede di doverle verificare per uno stato limite ultimo di questo tipo, ovvero 2 volte il carico massimo di esercizio più il peso proprio della trave. E la verifica deve essere effettuata al limite elastico con la teoria di von Mises. Inoltre, la normativa prevede anche per gli accessori che sono destinati a lavorare in posizione orizzontale o verticale, quindi non inclinati, di aggiungere un'inclinazione di 6 gradi, quindi più 6 gradi di inclinazione. Per uno studio preliminare trascureremo il peso, quindi SDL, e trascuriamo l'inclinazione. Andiamo quindi a costruire il modello a elementi finiti, considerando metà della trave per ragioni di simmetria e di carico, quindi qua avremo il nostro piano di simmetria e andiamo ad applicare i seguenti carichi in corrispondenza del punto di presa superiore, due carichi, uno orizzontale e uno verticale, che sono relativi al sollevamento e al tiro delle catene che supporremo inclinato di 45 gradi, e inoltre la forza verticale invece dovuta al carico. Queste forze in condizioni di stato limite ultimo per metà della trave saranno tutte pari a 50 kN e 50 kN. Appunto, nell'ipotesi di tiro a 45 gradi, che quindi mette in compressione la zona centrale, oltre che a flessione, ovviamente sottopone a compressione la zona centrale. E inoltre supponiamo un acciaio S2E35JR, il quale ha uno snervamento per spessori inferiori ai 16 mm, pari a 235 newton a millimetro quadrato o megapascale. Quindi, costruito il modello tramite CAD della trave, andiamo ad applicare queste forze e lo studio lo effettuiamo in prima analisi con elementi tetraedrici a 10 nodi, quindi effettuando una cosiddetta free mesh. La free mesh ovviamente è molto rapida e
E questa appunto la praticità dei tetraedri a 10 nodi, quindi di poter effettuare mesh in maniera molto rapida. E andiamo a plottare la tensione alla von Mises, che raggiunge un picco di 327 newton al millimetro quadrato in corrispondenza di questa zona qua, ovvero in corrispondenza della zona in cui c'è un cordone di saldatura. Per il resto la tensione risulta essere abbondantemente al di sotto dello snervamento. Ad esempio, in questa zona qua, dove è massimo il momento flettente, in questa zona centrale, la tensione vale all'estradosso dell'ala superiore 115 newton al millimetro quadrato, mentre sull'ala inferiore, dove c'è compressione, vale circa 134, comunque abbondantemente inferiore a quello che è lo snervamento del materiale. Il problema è quello di dover capire, di poter capire se questo picco di tensione, che comunque non è un valore attendibile, nel senso che se noi andassimo a infittire la mesh in questa zona, otterremo sempre valori superiori, non avremo mai la convergenza del risultato in questa zona. Comunque, dicevo, il problema è quello di capire se questo picco è accettabile oppure non è accettabile, indipendentemente dal valore, ovvero se in questa zona, la verifica del cordone di saldatura è positiva oppure no. Se vogliamo continuare a procedere con il metodo degli elementi finiti, è necessario quindi adottare il metodo hotspot oppure il notch stress. In questo caso adotteremo il metodo hotspot per la verifica del cordone di saldatura in questa zona. Questo però comporta il dover costruire un modello agli elementi finiti non più con elementi tetraedrici, ma con elementi brick, cioè esaedri a 20 nodi. In questo caso, quindi è stato ricostruito un modello della trave con elementi, dicevo, esaedrici a 20 nodi a integrazione totale, ovvero 27 punti di integrazione. Elementi che in CalculX o in Abacus si chiamano C3 di 20. E questi elementi hanno una dimensione ben precisa, devono avere una dimensione ben precisa in corrispondenza dell'hotspot. Ovvero, il concetto dell'hotspot è questo qua, cioè ovvero di estrapolare da quello che è il notch stress, cioè la tensione di picco, rilevando la tensione prima principale, comunque accettata entro 60 gradi dall'inclinazione rispetto al cordone di saldatura, in punti ben precisi. Ad esempio, un metodo prevede di dover effettuare la rilevazione a 0,4 volte lo spessore e a una volta lo spessore, dove per spessore si intende questo qua, in quanto la cricca, il metodo di verifica è valido per cricca che si origina in questa zona, cioè al piede della saldatura. Mentre un altro metodo prevede di dover rilevare la tensione a 0,4 volte lo spessore, a 0,9 volte lo spessore e a 1,4 volte lo spessore, procedendo con un'interpolazione di tipo quadratico, mentre questa qua è un'interpolazione di tipo lineare. In questo caso la mesh è relativa a dimensioni di 0,4 volte lo spessore, 0,5 volte lo spessore, quindi andiamo a 0,9, e altre 0,5 volte lo spessore, andiamo a 1,4 volte lo spessore. E
La tensione da rilevare è la prima tensione principale. Il valore è più basso di quello precedente perché per le verifiche a fatica lo stato da considerare non è, di verifica non è considerare lo stato limite ultimo, ma lo stato limite di esercizio, amplificato di coefficiente dinamico. Quindi, in questo caso, considerando un coefficiente dinamico di 1,2, il carico applicato a ciascun punto di sollevamento è pari a 30 kN, ovvero a tutta la trave, quindi modello completo sarebbero 60 kN. Quindi dicevamo, in questo caso abbiamo tre punti da rilevare: questa 0,4 volte lo spessore, 0,9 volte lo spessore, 1,4 volte lo spessore. Andiamo quindi a rilevare nel modello le tensioni, la prima tensione principale in questi punti. Ovviamente nella zona centrale che è più sollecitata. Quindi nel primo punto la tensione principale vale 173,49, nel secondo punto vale 117,98, nel terzo punto vale 95,62. Andiamo quindi a valutare tramite un foglio di calcolo per velocizzare il tutto la tensione di hotspot. Quindi abbiamo un 173,49, un 117,98 e un 95,62. Quindi la tensione di hotspot, che poi verrà utilizzata per le verifiche, è pari a 241,77. È anche possibile, per maggior sicurezza, costruire anche il modello, ad esempio, relativo a un rilevamento della tensione di hotspot nei punti corrispondenti a 0,4 volte lo spessore e una volta lo spessore. Quindi la mesh deve essere modificata in corrispondenza, in dimensioni in corrispondenza dell'hotspot, e quindi andare a estrarre questi valori. In corrispondenza 0,4 volte lo spessore abbiamo un 167,35 e in corrispondenza una volta lo spessore abbiamo un 112,36. Andando quindi a inserire questi valori qua, abbiamo quindi 167,35, 112,36, otteniamo una tensione di hotspot che è abbastanza più bassa. È abbastanza relativamente a questa, abbiamo quindi questa qua è circa un 20% più elevata di questa. Quindi per le verifiche andremo a considerare questa tensione massima di hotspot. Poi, sempre in caso di verifica preliminare, teniamo conto ad esempio di una tensione nulla nel caso di trave scarica. Consideriamo una pendenza, una categoria del collegamento di 90. Nel caso di verifica hotspot, le categorie sono 2, 90 o 100. Correzione per lo spessore, che in questo caso non c'è perché gli spessori sono tutti inferiori a 25 mm. Poi un coefficiente di sicurezza fatica di 1,25. Un coefficiente per disallineamento angolare pari a 1,2. Nel caso dei disallineamenti ci sono due metodi: o si introducono direttamente nel modello oppure devono essere considerati tramite procedure di calcolo che sono esposte comunque nel documento dell'International Institute of Welding. Coefficiente di spettro uguale a 1, cioè consideriamo che l'accessorio venga sempre soggetto al carico massimo, per poi arrivare a una verifica sulla tensione
Di snervamento, cioè il delta sigma di hotspot deve essere inferiore a 2 volte la tensione di snervamento del materiale, altrimenti il metodo non è applicabile, e quindi un numero di cicli al collasso pari a 52.825. Quindi qua abbiamo una durata in cicli circa pari a 53.000. La UNN 13.155 consente una durata massima di 20.000 cicli. Quindi la verifica del cordone di saldatura risulta essere positiva. Ovviamente poi a questa verifica andranno aggiunte altre verifiche di stabilità, ad esempio dell'ala in compressione, della zona di collegamento con il perno del grillo e saldatamente anche per questo appunto di sollevamento e verifiche dei cordoni di saldatura in queste zone.